Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale Paoletto, eccolo qua da Bucarest, oggi 22 marzo, ore 11:41 ragazzi, 15 gradi e mezzo, sta tornando il caldo, che spettacolo. Regà, da un giorno all'altro, dai 4 gradi che c'erano fino a 15 gradi, domani dovrebbero fare 20 gradi, giornata top. Mamma mia, che spettacolo. Mo se andiamo a pian caffettino al centro commerciale, ecco, la gente già a maniche corte, cose. Qua stiamo nel settore 4 e lì c'è l'ospedale tipo dei bambini, queste cose qua. E mo sta a fare un attimo la scorciatoia perché c'era tra. Andiamo un attimo al centro commerciale che sta accompagnando un amichetto qua, sto tipaccio qua, e che se deve fare una camicia perché appunto inizia il lavoro. E pensate un po', regà, e hanno fatto il contratto a tempo indeterminato, cioè così subito, il primo capisce, capito, il contratto a tempo indeterminato, cioè non te lo fanno manco dopo che sei quadri laureato e c'hai porco due l'esperienza dei 10 anni in un'azienda, non te lo fanno il contratto indeterminato in Italia ormai. Questa va iniziato con le Panda, con le Dacia Logan. Guardate che parchetto che si è fatto, eh? Porco due, tutte BMW. Ci ha messo 3 anni, va bene, non è che dico, insomma, regà, in 2 mesi fai soldi. Cioè, chi lavora, lavora, fa, eh. Però anche se le macchine, oddio, non è che qua, secondo me, si vende tanto, eh. Sempre solita storia, Bucarest, Romania, mo piano piano dai, vedo di andare nelle altre città, qualcuno me l'ha chiesto, saluto tutti i ragazzacci miei, saluto Alex, saluto Massimo, Paolo, Daniel, saluto Daniele Predieri, saluto tutti quanti i ragazzacci miei, quasi sta una pacchia, Andrea Fenuzza con Nicole, ciao amici miei, dai, ecco i bambini che giocano, tanto per rimane nel tema. Ok, ecco la zingarella che se beve la Pepsi, che comunque non influisce sulla tua vita. Oh, ma la polizia in Romania, la municipale col BMW, la serie 2, per farvi capire, no? Cioè, poi vabbè, non paragoniamo ragazzi il Bucarest con la Romania. E come diceva la signora l'altra volta, per quanto riguarda i marciapiedi, è vera sta cosa, eh? In centro fanno schifo, avete visto? Là mi sono pure inciampato, stavo a cascare, mi stava a sfragnarci la capoccia. Però, cioè, per il resto qua, cioè, questo che dico io, niente buche qua nelle strade così, normali, in mezzo ai palazzi, tutto pulito, queste cose qua, ok? Ecco, hanno rifatto pure questi palazzi qua che prima erano brutti brutti. E questo, ragazzacci miei, dai, eh. Si vediamo tra un po'. Ha deciso sto semaforo, l'hanno pittato? Ragazzi. Ma che splendida giornata! Giornata intensa, bellissima. Anche se questo video sarà corto, perché sarà corto oggi, però lo faccio uguale per non perdere la continuità. Ricordatevelo, regà, pure se comunque sia non vi va o cosare, bisogna spingere, cioè spingere nel senso bisogna essere costanti. Se non sei costante non raggiungi i tuoi obiettivi, non c'è niente da fare, quindi te lo devi, anzi già mi ero del culo che ho tardato e non l'ho pubblicato sabato lo scorso video, ma l'ho pubblicato domenica, ok? Comunque dai, siamo arrivati, ecco l'unica con la mascherina, poi ci andiamo a prendere un caffettino lì a destra, dopodiché si va al lavoro. Però che bello lavorare da casa, eh? Inizia all'1, pensate, e sono le ore 12:10, no? Cioè comunque sia, per tornare a casa, cosa, eh? Inizia all'1:05, sto a casa, -3, attacco il computer. Dai, va. Niente, ragazzi, siamo venuti da Zara, mo me provo un pantalone che non è questo, perché questo è il mio. Ma voglio provare questi qua, vediamo un po' come saranno, e quest'altri così. Vabbè, a me piacciono stretti sotto, l'avete sempre visto, di ecco. Niente, palestra sti giorni, ma la dobbiamo fare. Dai, fatemi cambiare e ve faccio. Niente, raga, questi comunque sia slim come piacciono a me, non lo sono, perché già che se sono così larghi non va bene e non mi piace, ok? Quindi niente, questi bocciati, proviamo quell'altri.
Ma raga, niente, se quelli facevano schifo, questi peggio ancora. Porco due, mi sembra un coso, mi sembra. Non lo so come. Boh. Non mi piace comunque. Tiè. Sembra che c'ho i pali al posto delle gambe. Né una forma né niente. Li usiamo i nostri fino a quando non gli escono li buchi. Eh? Dai. Ah regà, la cosa che odio di più. Provate i pantaloni o tipo le ma, cioè comunque provate la roba da vesti quando te la vai a comprare, perché devi cosa sudi, prendi, leva, poi non vanno bene, riprova, rimetti, poi magari ti rimetti le scarpe, vai in giro, trovi un'altra cosa, di nuovo rispoglia e rivai nel guardaroba. Cioè basta. Oh no, è capitato pure a voi. Basta, infatti l'ho provato, non provo più niente. Se li prendo direttamente. Ma non li prendo perché non li trovo, quindi. Così devono essere i pantaloni. Vedete, stretti, stretti, stretti sotto, belli. Poi io devo fare un canale di fashion, mi sa. Come mi vesto, come faccio, queste cose qua, Però vabbè, mo vediamo dopo che succede. E questo, dai. Che spettacolo, oggi giornata top, comunque sia. Troppo contento quando esce il sole e il caldo. Mi porto pure al mare quest'estate. Eccola qua, camicetta 160, lei 35 euro, ragazzo senza lavoro, solo di cripto vive. Solo di cripto lui vive, mi sono dimenticato di dirvelo. Con 3.500 dollari ha fatto 70.000 dollari. Sempre a pulista, no, porco due, non ci segrete. Tieni. È più pulito per terra, regà, che le scarpe mie. Non ci segrete. Mo' aspettiamo un attimo che voglio fare la ricarica. 5 euro, 30 giga, passa la paura. Daily vlog, vedete, da niente. Ecco che ci abbiamo il materiale per oggi. Mo' tra un po' vado a caricare il video. Ecco, mezzogiorno e mezzo. Oggi ci facciamo sto video qua. Guardate, raga, tutti i marciapiedi stanno a rifare pure qua. Settore 4, Guardate che robetta. Tutto nuovo. Porco due, l'Unione Europea i soldi che gli dà, Questo che sta a fare? Sta a rubare le bottiglie per se andassela a vendere. Poraccio, se ovviamente c'è l'acqua. Vedete, stanno a rifare tutto. Vi ricordate? Qua avevo fatto il video di quando pulivano. C'è un vento oggi. Sta bandiera, mo tra un po' la spazzano, la spazza via il vento. Tiè, guardate che vento oggi. Porco due. Però fanno 16 gradi e mezzo, regà. Fa un caldo allucinante. Qua l'altra volta avevo fatto il video di quando pulivano, con le cose che stanno a demolire tutto, stanno a rifare tutto, marciapiedi, cose, che pure là qua Brancevano siamo, Costantin Brancevano. Qua hanno verniciato sti palazzi, l'hanno pittato, poi sti colori proprio non c'hanno senso. Questi lo sai come sbiadiscono, il primo sole che pigliano st'estate se fanno già tipo giallastri ste cose qua. Ecco perché tutto sto caldo. E che non lo vedete lo scirocco com'è? Magari non rende tanto, però guardate che robetta. Questa mi si è fermata qui e io faccio così e noi andiamo tranquilli, capito? Quindi questo, lo scirocco, sto vento africano. Infatti mi sembrava strano, cioè qua la temperatura aumenta sempre di più, di mezz'ora in mezz'ora, di mezzo grado. Tra un po' arriviamo a 30 gradi, metà marzo, fine marzo, vabbè. Comunque niente, dai. Per oggi ragazzacci miei era tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi sono preso il caffettino, non l'ho filmato, però almeno c'è il materiale pure per oggi, sto a registrare almeno. Ah sì, certe volte clicco, non registra, vi voglio bene, ci vediamo al prossimo video, stiamo sempre carichi.